Buongiorno a tutti e anzitutto vorrei salutare e ringraziare la Presidente del Senato della Repubblica che parlerà introducendo i nostri lavori e il Vicepresidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, che è qua in rappresentanza della Camera dei Deputati. Siamo tutti americani. Echeggiano ancora nella mia mente queste parole pronunciate da tanti di noi all'indomani del terribile attentato delle Torri Gemelle. Siamo tutti americani. Non era solo un attestato di solidarietà per quella grande nazione sorella terribilmente colpita. Era qualcosa di più. La rivendicazione della superiorità morale dell'Occidente ferito da un terrorismo inedito, che non esitava a strumentalizzare l'appartenenza religiosa per fini di guerra e di morte. A distanza di 20 anni, la riflessione di oggi non può essere un mero evento rievocativo. Essa si lega infatti alle immagini strazianti dei cittadini afghani attaccati ai carrelli degli aerei in decollo da Kabul, una sorta di resa dell'Occidente costellata da contraddizioni ed errori. Una ritirata che segna un cambiamento epocale che non può essere minimizzato. Noi italiani ed europei siamo chiamati a dare senso ai valori e agli ideali dell'Occidente, se ancora in essi ci riconosciamo, dando finalmente un'anima all'istituzione europea. La storia chiama tutti noi ad assumerci ulteriori responsabilità e uscire da uno stadio di infantilismo politico che delega all'America e agli americani l'onere di essere attore globale. Apriamo la riflessione odierna, a cui concorreranno in modalità Covid i principali leader delle forze politiche, ancora una volta con un devoto omaggio a tutte le vittime del terrorismo e ai tanti caduti italiani che in ogni scenario di guerra in questi 20 anni hanno fatto onore all'Italia e ai nostri valori. Abbiamo l'impegno morale di operare perché il loro sacrificio non sia stato vano. Do la parola al Presidente del Senato della Repubblica. Grazie, Presidente. Le modalità Covid. Buongiorno a tutti. Desidero rivolgere un saluto e un ringraziamento a tutte le autorità presenti per aver accolto l'invito a ritrovarci qui oggi, 20 anni dopo l'11 settembre. E ringrazio in particolare il Presidente Pier Ferdinando Casini che ha promosso questa iniziativa alla quale ho aderito subito con entusiasmo. Alcuni tra voi hanno dovuto affrontare da posizioni di responsabilità, anche di governo, le lontane e durature conseguenze di quel giorno che è rimasto tragicamente famoso come l'11 settembre. Una data che definisce da sola un evento e costituisce un punto di svolta della storia che ha generato mutamenti epocali e a lungo produrrà i suoi effetti. La sua attualità, a distanza di 2 decenni, è sotto gli occhi di tutti. Mi ha colpito la disarmante similitudine tra quei corpi innocenti che precipitavano dai grattacieli, agitando mani e piedi, quasi a schivare quella caduta abissale, per citare uno scrittore inglese, e i corpi degli afghani, che 20 anni dopo, nel disperato tentativo di fuga da Kabul, si aggrappavano e cadevano dai carrelli degli aerei. Dopo tutto questo tempo, dopo tante guerre, morti, investimenti umani, sociali, economici, la nostra impressione è ancora quella di trovarci sospesi sull'orlo di un abisso. E noi, l'Occidente,
forti dei nostri valori, della nostra storia, anche dei nostri errori, torniamo a porci le stesse domande, a chiederci come difendere le nostre libertà, la nostra sicurezza, il nostro stile di vita, a interrogarci su come preservare un mondo basato sui diritti fondamentali dell'essere umano. Per questo, oggi non è soltanto il giorno del ricordo, è il giorno della riflessione. Il nome scelto per il memoriale dell'11 settembre è riflettere l'assenza. Riflettere sulla desolazione di Gran Zero. A noi il compito di ricostruire su quel vuoto, su quell'esplosione di violenze e annichilimento, un tempo nuovo per i nostri figli. Per questo dobbiamo trarre la giusta lezione dalla conclusione della ventennale missione in Afghanistan, che aveva lo scopo di stroncare alla radice il terrorismo e forse anche di ricostruire uno Stato. La sfida che ci pone il ritiro da Kabul è a tutto campo ed interpella direttamente noi europei. Occorre riflettere sul fatto che il motore americano della NATO non è più sufficiente. Tra alleati è necessaria una condivisione reale di obiettivi e strategie. Occorre rafforzare il ruolo dell'Europa e sulla scena internazionale, in particolare nel Mediterraneo, anche attraverso la creazione di un'autonoma capacità di difesa e di rapida reazione alla crisi, che deve essere sostenuta da una politica estera comune e da un comune sentire dei popoli europei. E occorre consolidare il nostro rapporto con gli Stati Uniti, che restano il nostro naturale e principale alleato, ma su un piano di parità. Nessuno può mettere in dubbio, direi soprattutto dopo il ritiro da Kabul, il vincolo di lealtà, amicizia e collaborazione che ci lega agli Stati Uniti d'America. Infine, l'Europa ha un dovere morale nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato al progresso civile dell'Afghanistan. 20 anni non sono passati invano. Sarebbe sbagliato ritenere che tutto sia rimasto uguale e ci troviamo all'anno zero. Non è così. L'immenso lavoro svolto dai nostri militari e dal mondo della cooperazione, dell'associazionismo nazionale e internazionale deve poter continuare a produrre i suoi frutti attraverso il periodo buio che ci aspetta. Solo così è possibile rendere il doveroso omaggio ai nostri caduti che hanno dato la vita per l'affermazione dei valori nei quali crediamo e per restituire la dignità, la consapevolezza dei diritti fondamentali della persona a chi non l'aveva. Mi sta particolarmente a cuore il riconoscimento dei diritti delle donne. In questi anni abbiamo imparato a conoscere ed amare un'intera generazione di giovani afghane cresciute libere e le loro madri che hanno dovuto combattere per conquistare i diritti e sono diventate parlamentari, insegnanti, imprenditrici, artiste, sportive, giornaliste, magistrati, attiviste per i diritti umani, lavoratrici in ogni settore della vita civile. Sono loro, oggi, il primo bersaglio di una involuzione politica e culturale. Andarsene dall'Afghanistan non deve significare abbandonarle al loro destino. Donne sotto attacco, ma coraggiose, le prime a scendere in piazza per chiedere che i progressi ottenuti non siano cancellati come se nulla fosse successo. Come se fosse inevitabile rassegnarsi a rinunciare ai diritti, a partire da quelli di genere, conquistate con immane fatica e con incrollabile tenacia individuale. L'11 settembre
di 20 anni dopo, è sempre da quell'assenza che dobbiamo partire. Dallo sgomento e dall'immensa tristezza, così la definì il presidente Bush, per quasi 3.000 vite distrutte in 102 minuti. Ogni vita è importante. Perciò voglio ricordare il numero esatto dei morti, 2.749 su 14.000 che si trovavano nelle torri, 147 i passeggeri e i membri degli equipaggi dei due aerei, a cui vanno aggiunte le vittime del Pentagono e quelle del terzo aereo precipitato in Pennsylvania e quelle dell'attentato del 1993, perché la minaccia, il filo di morte, partiva da lontano. Mi rivolgo al rappresentante degli Stati Uniti, al quale rinnovo il nostro cordoglio, che è basato su fondamenta indistruttibili, l'unità tra i nostri popoli, la forza della nostra alleanza, la solidarietà senza se e senza ma nei momenti difficili e la gratitudine sempre per il sacrificio di tante vite di giovani americani che contribuirono in modo determinante nella Seconda Guerra Mondiale al trionfo su totalitarismo e nazismo. Cari amici, ognuno di noi ricorda dov'era quando arrivò la notizia, confusa e indecifrabile, del primo aereo entrato nel corpo delle Torri Nord. Un quarto d'ora dopo fu colpita la Torre Sud, la prima a sgretolarsi. Io provai subito angoscia. Quei momenti si legano per me a un senso di sorpresa e di precarietà. Molti italiani si trovavano a New York e nelle torri morirono decine di nostri connazionali. Voglio ricordare anche l'eroismo dei vigili del fuoco di New York, il cuore grande di tanti americani dal cognome italiano che diedero la vita per salvarne altre. Un giorno buio nella storia dell'umanità, lo definì Giovanni Paolo II. L'11 settembre ha portato non soltanto una scia di morte, ma una paura dalla quale non ci siamo più completamente liberati. Qualcuno sostiene che non è stato l'11 settembre in sé a cambiare il mondo, ma le conseguenze che ha provocato, i processi che ha innescato. Il risultato non cambia, non cambia. Dopo 20 anni dobbiamo ancora fare i conti con le strategie dell'Occidente, con l'incertezza degli assetti internazionali, con la difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra sicurezza e libertà nella vita di ogni giorno. L'America scoprì di essere vulnerabile e così noi. Intendo lasciare più spazio possibile ai vostri interventi, anche al dibattito che potrà derivarne. Citerò pochi punti, per me essenziali, come momenti di riflessione. Quel giorno i terroristi giurarono l'uno all'altro di morire. Misero in atto la loro ideologia di morte contro una società, la nostra, che si ostinava e si ostina, pur con tutti i suoi difetti, pur con tutti i suoi errori, a proclamare l'aspirazione alla libertà e alla democrazia, il proprio amore per la vita. Da questo punto di vista, i terroristi hanno fallito. Il nostro amore per la libertà, per la democrazia e per la vita è più forte di prima. E abbiamo anche capito che la libertà e vita non sono principi esclusivi dell'Occidente. Il progetto di morte dell'11 settembre, come di tutti gli attentati da Al-Qaeda e Daesh, non rappresenta l'Islam, non rappresenta la religione o la società islamica. Tanti musulmani sono finiti come noi nel mirino del fanatismo terrorista. Questo oggi è un punto fermo per noi. Noi esaltiamo la vita, il terrorismo esalta la morte e qui c'è già il segno della nostra vittoria. E tuttavia, questo è il secondo punto,
Il terrorismo non è debellato. Ce lo ricordano in modo drammatico le immagini della strage compiuta dall'ISIS-K all'aeroporto di Kabul. L'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, ha compreso in questi anni che libertà e democrazia non sono valori esportabili. Ne abbiamo avuto una prova ulteriore con l'avanzata delle truppe talebane dopo il ritiro delle forze alleate dall'Afghanistan. La sconfitta di Daesh sul terreno e la caduta dello Stato islamico non hanno comportato l'estinzione di tutte le bande terroristiche. Nell'Africa subsahariana si sono ricreate avanguardie, capisaldi che minacciano di trasformarsi in piccoli stati terroristi che non compaiono sulle mappe. È un pericolo che incombe su di noi da molto vicino, che fa sentire la sua pressione mortifera sulla costa sud del Mediterraneo, da dove continua ad operare l'associazione criminale di trafficanti che spingono donne spesso incinte, uomini e bambini a intraprendere i viaggi della morte. Le primavere arabe si sono presto trasformate in un lungo inverno e la democrazia resta un traguardo lontano in aree del mondo a noi prossime. È fondamentale che l'Italia riesca a proseguire la sua intensa attività diplomatica rivolta a paesi come la Libia e la Tunisia, dalla cui stabilità dipende la nostra sicurezza. Ed è fondamentale che perseveri nella politica di sostegno ai processi democratici e di dialogo con tutti gli attori dello scacchiere mediterraneo e medio orientale. E c'è un terzo punto sul quale vorrei sollecitare la vostra riflessione. Sembrava, dopo il crollo del muro di Berlino, che il mondo fosse avviato verso un'era di pace, che si fossero dileguati insieme al bipolarismo e alla guerra fredda la contrapposizione ideologica noi-loro e lo spettro del nucleare. C'è stato un momento nel quale, grazie proprio a un'iniziativa del governo italiano nel 2002, la Russia è stata associata alla NATO. Ma il crollo del muro di Berlino ha liberato i vecchi demoni, i nazionalismi, i fondamentalismi, il terrore. Ne è emerso un globo più frammentato, più insidioso, diviso da nuove barriere, da nuovi muri, che l'attacco alle torri ci ha fatto scoprire in tutta la loro tragicità e che abbiamo rivisto in queste terribili immagini di bambini consegnati dalle mamme afghane al nostro valoroso console Tommaso Claudi e ai Marines sul muro dell'aeroporto di Kabul, che segnava anche il confine tra prigionia e libertà. E poi internet, la rete che prometteva di essere un ponte verso la globalizzazione pacifica ed è però diventata uno degli strumenti principali di propaganda del terrore. C'è da chiedersi come sia possibile vivere in un mondo in cui la tecnologia abbatte tutti i muri ma permette di reclutare i terroristi e diffondere odio e morte. Ecco, sono queste alcune delle sfide che a distanza di 20 anni dall'11 settembre l'umanità non ha saputo ancora affrontare con successo. Ma c'è un elemento che ci rincuora e ci incoraggia e appartiene al ricordo di quel giorno. Quel giorno siamo tutti morti. Siamo morti insieme, voglio dire, perché insieme abbiamo vissuto la morte degli altri attraverso quelle angosciose dirette televisive. Chi di noi non si è commosso, non ha pianto almeno una volta? Le vittime appartenevano a più di 90 nazionalità. Siamo morti insieme e insieme dobbiamo rinascere. L'Europa deve ritrovare la propria unità, perché solo nell'unità può esercitare la propria forza. E deve essere altrettanto chiaro il nostro quadro di alleanze. Devono essere limpidi i criteri di scelta dei nostri amici nel mondo, così come dei modelli a cui dobbiamo riferirci. E su questa base va costruita e perseguita una politica estera e di difesa comune. Oggi il mio pensiero va ai bambini, ai più fragili e alle donne,
a cui viene negato il diritto fondamentale all'istruzione, alle donne che non si arrendono, che si oppongono ai divieti e all'ignoranza. Io mi inchino a loro, alle loro famiglie, ai volontari che operano loro supporto, con coraggio sul campo, a chi è rimasto a Kabul. Sono loro, più di tutti, a celebrare e a praticare ogni giorno i principi del mondo libero, la giustizia e l'amore per la vita. Grazie. Grazie ancora a tutti voi per essere qui. Ascolterò con attenzione ed interesse tutti i vostri interventi. Ringrazio molto per questo significativo intervento il Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e incominciamo ad ascoltare il contributo dei leader politici. Il primo è il Presidente Giuseppe Conte, che è collegato con noi e a cui cedo immediatamente la parola ringraziandolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto la Presidente Casellati innanzitutto, che ho appena ascoltato ancorché da remoto, e ringrazio e saluto il Presidente Casini anche per aver organizzato questo incontro. E saluto tutti quanti gli ospiti. Siamo alla vigilia di una commemorazione del ventennio dall'attacco al World Trade Center dell'11 settembre. È un vulnus che è stato arrecato, lo ricordiamo tutti, a tutta la coscienza collettiva dei occidentali. Da allora si sono sviluppate le iniziative che conosciamo e il 7 ottobre gli Stati Uniti davano in particolare inizio all'operazione Enduring Freedom, che poi si è rivelato il conflitto armato più lungo combattuto dalle forze statunitensi fino ad oggi. Ricordo che poco dopo il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel dicembre 2001 decise anche la missione internazionale da parte della NATO. Quel che oggi noi dobbiamo fare, e immagino che questa iniziativa sia appunto, come ci è stata peraltro sottolineato dal Presidente Casini, è interrogarci su quel che è stato, cercare di trarre, pur nell'economia di reazioni a caldo, perché chiaramente siamo nel pieno di eventi che anche sono molto coinvolgenti dal punto di vista emotivo, dobbiamo cercare di trarre alcune lezioni. Allora, questa missione, questa operazione, queste reazioni che sono seguite all'attacco delle Torri Gemelle, cosa avevano, quale obiettivo avevano e quale bilancio oggi possiamo trarre, quale lezione? E sicuramente questo sforzo internazionale si è diretto in termini di stabilizzazione del paese, dell'Afghanistan, e quindi si è ispirato a due direttrici fondamentali. In primo luogo la costruzione di un sistema istituzionale a Kabul che fosse lo scheletro, potesse divenire lo scheletro di un nuovo Stato riconoscibile, identificabile dalla popolazione come autorità centrale e intorno al quale sviluppare un senso di appartenenza nazionale. E in secondo luogo poi l'impegno è stato rivolto alla costruzione di un apparato di sicurezza nazionale che potesse assicurare stabilità, garantire il controllo di tutto il territorio. Ora è chiaro che oggi è facile dire che su questi versanti tutto quel che è stato fatto è stato inutile. Io ho sentito anche alcune valutazioni molto affrettate in questa direzione, alcune volte anche alcuni slogan. Io invito tutti a considerare semplicistico, ecco, liquidare così sic et simpliciter come inutile l'azione compiuta dall'Occidente in questi 20 anni sulla base del risultato maturato in queste ultime settimane. Certamente i costi, innanzitutto di vite umane, e qui non posso non ricordare e omaggiare la memoria delle nostre vittime, oltre ricordiamo anche i feriti, anzi ne approfitto anche per ringraziare tutte le donne e gli uomini del comparto della difesa, del corpo diplomatico e tutti anche gli operatori che sono spesi in tutti
questi anni ancora alcuni continuano a spendersi in loco. È una rete di operatori che tutto il mondo ci invidia, operatori sanitari, culturali, sociali, a tutto livello, che hanno integrato quella filiera di assistenza che è stata importante in tutti questi 20 anni. Però dico, ci sono anche costi, quindi umani, soffriamo noi e non solo noi, ma economici importanti, e ovviamente adesso ci sono anche costi politici da valutare. Dal punto di vista economico i costi sono stati mostruosi, ho letto anche per gli Stati Uniti, potenza leader della guerra in Afghanistan, addirittura si ragiona di un conflitto costato 2.261 miliardi, 309 milioni di dollari al giorno, e più ovviamente il dibattito aperto negli Stati Uniti, sono da considerare le spese per i veterani, i reduci di guerra, gli interessi sul debito effettuato dagli USA per sostenere il conflitto, i soldi anche per impiegare, addestrare, equipaggiare istituzioni militari di polizia afghane. Però, ripeto, se guardiamo ai costi economici, costi assolutamente ingenti. Per quanto riguarda ovviamente il bilancio, dobbiamo però articolare la riflessione in modo più puntuale. Se l'obiettivo primario, pensiamo a Washington, era evitare che il paese fosse un rifugio sicuro per il terrorismo internazionale islamico dopo l'11 settembre, diciamo che almeno per i 2 decenni c'è stato un successo, perché dobbiamo registrare l'assenza di grandi attentati, quantomeno negli Stati Uniti. Parlo della prospettiva degli Stati Uniti. Certo, oggi, proprio in questi giorni, noi vediamo che il fenomeno terroristico purtroppo non è stato estirpato, e anzi gli attentati più recenti segnalano una recrudescenza, un preoccupante attivismo del terrorismo di matrice islamica. Ancora, se altro obiettivo degli Stati Uniti e della comunità internazionale era costruire delle istituzioni afghane che si avvicinassero agli standard minimi dell'Asia centrale quanto a servizi essenziali come giustizia, istruzione, sanità, anche qualche forma di rappresentanza, è un lavoro che ha prodotto dei risultati. Gli indicatori fino al 2020 erano relativamente positivi rispetto, se facciamo una comparazione rispetto al regime talebano del 2001. E vorrei anche ricordare che il PIL del 375%, l'aspettativa di vita è migliorata molto, è migliorata in generale dai 56 anni del 2002 ai 64 del 2019, ma attenzione, è migliorata molto per le donne, e questo è molto importante. Il numero delle strutture sanitarie operative si sono più che decuplicate, e così via. La filiera dell'istruzione, il tasso di scolarizzazione delle ragazze e dei ragazzi afghani è migliorato tantissimo. Però tutto ciò ovviamente non può oscurare i fattori di debolezza strutturali, politici e securitari, che adesso chiaramente, complice anche il regime talebano, il regime che si è insediato, il califfato, rischiano di compromettere l'effettiva crescita dello sviluppo interno del paese, e quindi una debolezza strutturale, politica, securitaria. Cosa abbiamo sbagliato? È difficile dirlo. Io credo che Henry Kissinger sia molto vicino al vero quando dice che gli obiettivi militari da un lato sono stati troppo assoluti e irraggiungibili, e quelli politici troppo astratti e sfuggevoli. Forse ci siamo anche illusi che l'unico modo per impedire che ritornasse il terrorismo nel paese fosse trasformare l'Afghanistan in uno Stato moderno, con istituzioni democratiche, con una struttura di governo impostata su base costituzionale. Però è evidente che, a parte il problema più complesso della difficoltà di esportare la democrazia, in realtà molto articolate, chiaramente un calendario del genere non era conciliabile con i tempi brevi, con i processi politici anche americani, come lo stesso Kissinger ha osservato. E allora cosa fare? Beh, innanzitutto, anche per lezioni future, noi dobbiamo comprendere che la prudenza è massima quando si va in realtà
così articolate. Lì esistono quattro gruppi etnici tra i pashtuni, i tagiki, gli azara, gli uzbeki, per non parlare ovviamente dei signori della guerra che dopo soprattutto il conflitto con i sovietici hanno radicato degli spazi di governo del territorio. E in un contesto del genere, dice, è abbastanza illusorio, questa è la prima lezione, pensare di poter, come dire, costruire quell'operazione di nation building è molto complessa e si rischia veramente di non avere dei risultati o addirittura, come sta accadendo, di lasciare anche tutte le strutture di addestramento, anche militari, di lasciarle in mano, in questo caso ai talebani. Due, la stagione del ripiegamento, del bilateralismo che obiettivamente di fatto gli Stati Uniti stanno accarezzando, è una stagione che non porta a risultati. Adesso, al di là dei singoli passaggi, è chiaro che soltanto il modello multilaterale, un multilateralismo, io dico realmente efficace, può offrire la possibilità di governo di scenari geopolitici così complessi. Due, oggi si ragiona, e credo siamo tutti d'accordo, di ridefinire con forza un ruolo per l'Unione Europea in termini anche di politica estera e di sicurezza comune. Benissimo, dobbiamo definire i nostri interessi e quindi l'Italia non può non farlo nell'Unione Europea per avere una qualche possibilità di pesare nell'Atlante geopolitico internazionale, però è chiaro che prima di ragionare di politica estera, prima di ragionare di sicurezza comune, prima di ragionare, per intenderci, di una forza di sicurezza, di un esercito comune, noi dobbiamo definire bene le priorità della nostra politica estera, dobbiamo ritrovarci su queste priorità, che sicuramente non possono essere le stesse degli Stati Uniti, pur rimanendo collocati saldamente nell'alleanza euro-atlantica. E poi, ovviamente, solo un attimo dopo, possiamo passare a ragionare, è un discorso che stiamo già facendo in Europa, lo stavamo facendo anche durante il mio governo, in particolare l'ultimo mio governo, ragionare su quelli che sono le modalità e gli strumenti per perseguire e per esplicare questa azione comune, per perseguire gli obiettivi comuni. Sullo sfondo, ovviamente, c'è da considerare che tutte queste iniziative, questa visione complessiva della realtà, queste lezioni, secondo me, devono condensarsi anche in una riflessione finale. E cioè dobbiamo acquisire consapevolezza che gli scenari geopolitici internazionali sono complessi. Quindi dobbiamo anche nel nostro interno alimentare un dibattito che tenga conto delle sfumature e che non sia tranchant. E mi spiego meglio e concludo il mio intervento ringraziandovi per l'attenzione. Io non credo, ad esempio, che se vogliamo, ecco, rilanciare l'azione dell'Unione Europea in termini di politica estera e sicurezza comuni, noi possiamo affrontare questi scenari geopolitici così complessi soltanto da angoli visuali limitati. Per esempio, pensando a reazioni emotive rispetto a crisi umanitarie, rispetto a flussi migratori, o pensando quindi esclusivamente al problema dell'immigrazione. L'immigrazione è un polo importante nell'ambito degli scenari geopolitici, è un aspetto fondamentale, l'obiettivo di gestire flussi migratori, di affrontare crisi umanitarie è assolutamente importante. Però è chiaro che se vogliamo fare un passo in più in Europa, noi dobbiamo metterci nella condizione A, di prevenire questi fenomeni, e B, poi di governarli senza reazioni emotive. Questo significa evidentemente anche in Afghanistan, che in questo momento, A, non sottrarci al problema umanitario che esiste, perché abbiamo creato tante aspettative in loco per le ragazze, i ragazzi, le donne in tutti questi anni, e B, ovviamente, evitare di volgere la testa dall'altra parte significherebbe aprire uno scenario dover affrontare un domani una crisi umanitaria e quindi non riuscire pure a prevenire per tempo il problema di quei flussi migratori che a molti oggi stanno a cuore. Grazie.
Grazie Presidente Conte del suo intervento e adesso darei la parola a Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico, spero che sia collegato, è collegato, lo vedo. Enrico, a te la parola. Grazie, io ringrazio moltissimo il Presidente Casini per questa iniziativa, ringrazio molto la Presidente Casellati per l'ospitalità. Farò anch'io la mia riflessione molto breve, a partire però, lo dico Pier Ferdinando, da una considerazione, che quando tu ci hai convocato in questo, con questa idea molto bella e lungimirante, non era ancora avvenuto quello che il 15 di agosto e i giorni successivi hanno poi portato. Cioè la riflessione che tu ci avevi convocato, sulla quale tu ci avevi convocato, sarebbe stata sicuramente diversa rispetto a quella che oggi siamo portati a fare, perché è evidente che i 20 giorni dal 15 di agosto, 25 giorni, il mese che è passato da allora, dal 15 di agosto, ha cambiato molta parte di questa riflessione. Non si può certo dire che in 20 anni gli ultimi 20 giorni siano quelli determinanti, ma è evidente che il disastro finale dell'uscita così caotica e della immagine dell'Occidente che scappa ha avuto un impatto terribile che non può non impattare sull'intera riflessione che stiamo facendo. Quell'11 settembre è stato il giorno dell'Apocalisse. Io credo che sia l'unica parola e la prima parola, forse anche banale, che ci viene in mente, ma quando pensiamo all'Apocalisse pensiamo a qualcosa di simile a quello che accadde allora. La morte, il giorno di morte, la morte di tanti, tantissimi innocenti, e non di tutti, non tutti americani, ma di tutto il mondo, ha fatto bene la Presidente Casellati a fare questo riferimento, la morte di tutti, il giorno di morte dal quale sono cominciati 20 anni di morte, perché da quel giorno fino a oggi quello che è successo è stata una sequela di morti, tutte con questo atto di partenza, questo gesto di terrorismo drammatico, tecnologicamente il più avanzato che si potesse immaginare, con quindi innanzitutto il rifiuto del terrorismo che da quel momento in poi è diventato ancora di più la missione di tutti noi. La vicinanza agli Stati Uniti, che è sempre stato un punto di riferimento per il nostro paese, paese fratello degli Stati Uniti, in quel giorno ancora di più e da quel giorno in poi ancora di più. Una vicinanza che durerà per sempre, una vicinanza che sentiamo fortissima anche oggi. Giorno di Apocalisse, l'Apocalisse che ha cambiato le vite di tutto il mondo, di tutti noi, che ha cambiato la geopolitica, che ha cambiato la politica internazionale, che ha cambiato gli stili di vita. Ancora oggi abbiamo un modello di vita, un modello di viaggio, di logistica, che è totalmente cambiato e dipendente da quello che accadde quella mattina negli Stati Uniti. Oggi siamo a riflettere sul fatto che questi 20 anni e quel giorno, il giorno dell'Apocalisse, il giorno dell'11 settembre, ci ha raccontato che entravamo nel mondo dell'interdipendenza, il mondo della comunicazione globale, il mondo nel quale tutti dipendiamo da tutti. Ci ricordiamo tutti come abbiamo vissuto quella pomeriggio per noi, mattina, negli Stati Uniti. Tutto il mondo se lo ricorda, è stato il primo evento veramente globale vissuto in diretta da tutta l'umanità. Abbiamo avuto modo di capire che cosa vuol dire l'interdipendenza durante questa pandemia, quando questo tipo di legami sono diventati ancora più forti e ancora più stretti. Ma allora, se è così, io credo che questa riflessione sull'interdipendenza, sulla frase tutti dipendiamo da tutti, debba essere forse portata ancora più avanti, sia con una riflessione maggiore sull'importanza del multilateralismo a livello internazionale, e io credo che dopo 20 anni i limiti del non aver fino in fondo rafforzato le organizzazioni multilaterali rimane oggi uno dei grandi limiti di questo ventennio. In fondo ci troviamo di fronte a una situazione in cui molte delle organizzazioni multilaterali sembravano più forti allora di quanto lo sono oggi. L'Unione Europea oggi è più forte di allora, grazie a scelte importanti che sono state fatte, e soprattutto, devo dire, gli ultimi 20 giorni ci portano un obbligo in più, e questo obbligo in più
credo sia quello di rafforzare ulteriormente l'integrazione europea anche nel campo della politica estera, di sicurezza e di difesa. E voglio concludere con questa riflessione su questo punto. Per noi questo vuol dire scelte impegnative, vuol dire condividere di più la sovranità, vuol dire capire che quello che noi abbiamo fatto in Afghanistan in questi 25 giorni, e fatemi anche a me esprimere il plauso nei confronti delle forze armate, nei confronti di tutto il nostro personale diplomatico, il nostro personale tutto, dei volontari, tutti coloro che hanno fatto sì che l'Italia diventasse il primo paese dell'Unione Europea in termini di riuscita, di evacuazione di cittadini afghani in pericolo di vita, e che il nostro paese uscisse da questi 20 anni a testa alta, con la possibilità quindi in Europa di portare questa nostra capacità di essere ancora di più fattore di integrazione rispetto alla necessità dell'Europa di essere ancora più forte. Questo non vuol dire, l'ha detto il Presidente Conte, io condivido quello che ha detto, questo per noi non vuol dire staccare e staccarci dalla solidarietà atlantica e da una strategica visione comune con gli Stati Uniti. Ma questo vuol dire che se c'è una cosa, e termino su questo, che abbiamo imparato in questi 20 anni, è che l'Occidente non è più globale. L'Occidente può e deve avere un'aspirazione a giocare un ruolo globale, ma l'Occidente non è più globale. E l'Occidente deve convivere con, e deve imparare a convivere, deve investire sulla convivenza con gli altri grandi attori geopolitici mondiali. Per questo l'Occidente deve essere più unito e non più disunito. Per questo l'Oceano Atlantico deve essere più stretto e non largo, come troppe volte è stato in tutti questi 20 anni. E per questo anche noi, paese atlantico, come forse il più atlantico dentro l'Unione Europea, dobbiamo investire molto in questa dimensione. Noi possiamo essere quelli, proprio perché nessuno ci può tacciare di antiatlantismo, che spingono verso una maggiore integrazione in politica estera di sicurezza comune e in politica di difesa, perché questo, interpretato bene anche da noi, ci può consentire di portare avanti una maggiore efficacia insieme agli Stati Uniti in un tempo nel quale appunto questo Occidente, che non è più globale ma che rimane attore, che aspira a giocare un ruolo a livello mondiale, deve tentare di farlo, e tentare di farlo per il bene della nostra umanità, sapendo che la minaccia terroristica purtroppo è sempre presente, si è declinata in modi diversi in questi 20 anni, ma purtroppo è ancora lì, come abbiamo visto drammaticamente 10 giorni fa all'aeroporto di Kabul. Questo è il motivo per il quale questa riflessione comune, che mette insieme le forze politiche del nostro paese, è secondo me importante, ed è una riflessione che ci deve spingere a capire che ciò che ci divide in Italia nella politica domestica deve vederci tutti impegnati a cercare di parlare sempre di più una sola voce come Italia a livello europeo e internazionale. È uno sforzo comune che dobbiamo fare. Dividiamoci a casa, cerchiamo però di essere sempre di più uniti a livello europeo, a livello internazionale. Credo che sia una missione, ma credo che sia anche un dovere. Grazie. Grazie, grazie Enrico del tuo contributo. Certamente questi 20 giorni non dico che hanno cambiato il corso della valutazione sui 20 anni, ma certamente non sono stati privi di significato, anzi ne hanno avuto tanto. Adesso manderei il contributo di Giorgia Meloni, Voglio ringraziare il Presidente del Gruppo Italiano dell'Unione Interparlamentare, Pier Ferdinando Casini, per aver organizzato questo momento di riflessione in occasione dei 20 anni da quel terribile evento che tutti chiamiamo semplicemente 11 settembre, a testimonianza di quanto sia entrato in profondità nella storia e nella nostra vita.
A me dispiace moltissimo non essere fisicamente lì con voi, all'ultimo momento non sono riuscita a raggiungere Roma in tempo e però non volevo rinunciare a portare il mio contributo a questo dibattito, quindi mi scuso e ovviamente vi ringrazio per la disponibilità e la pazienza. È impossibile togliere dalla mente le immagini apocalittiche del crollo delle Torri Gemelle, delle fiamme sul Pentagono, con 3.000 morti e 6.000 feriti, è stato l'attentato più sanguinoso di sempre, ma soprattutto è stato un brusco risveglio per tutto l'Occidente. Insieme alle Torri Gemelle sembrava che fosse crollata l'immagine di invincibile superiorità degli Stati Uniti, si parlava in quei giorni di perdita dell'innocenza, di vulnerabilità americana, l'attacco agli Stati Uniti era un attacco alla nostra civiltà, noi ne eravamo tutti consapevoli, anche l'opinione pubblica lo era e infatti ne scaturì un sentimento di grande coesione, anche superando storiche avversioni tra stati o tra visioni politiche. In questo contesto nacque la guerra in Afghanistan, in quello stesso 2001, ed è impossibile non notare la terribile valenza simbolica del rovinoso ritiro degli Stati Uniti dell'amministrazione di Biden proprio alla vigilia del ventennale di quella guerra. È stata una guerra inutile? Sono stati inutili gli oltre 3.000 morti delle forze della coalizione, le quasi 700 vittime tra giornalisti e personale umanitario, il tributo di sangue dell'Italia con i suoi 53 morti e 700 feriti tra i soldati dell'esercito? Io credo che sia impossibile conoscere quale sarebbe stato il corso della storia se fossero state fatte scelte diverse da quelle che abbiamo fatto. Ma la guerra all'Afghanistan dei talebani e di Al-Qaeda aveva in realtà due grandi obiettivi e tra questi non rientra quello di esportare la democrazia, che era in realtà un auspicato effetto collaterale della guerra ai talebani. Il principale degli obiettivi che si perseguiva era la necessità di togliere la copertura di uno Stato alle organizzazioni terroristiche, impedire che si ripetessero attentati della portata dell'11 settembre. Di fatto questo primo obiettivo è stato raggiunto. Da allora il terrorismo islamista ha più volte insanguinato gli Stati occidentali, ma non l'ha fatto mai con la forza e l'organizzazione che aveva dimostrato in quell'occasione. Il secondo obiettivo della guerra afghana era la necessità degli Stati Uniti di porre immediatamente fine alla pericolosa narrazione della fragilità americana, di rivendicare di fronte al mondo una schiacciante supremazia militare. Anche questo obiettivo è un obiettivo che è stato raggiunto. Gli errori americani e occidentali sono invece evidenti nelle fasi successive al conflitto, con la gestione della guerra in Iraq e il supporto alle fazioni integraliste sunnite che diedero vita all'ISIS, con il sostegno alle primavere arabe, con la guerra in Libia e la spregiudicata strategia adottata nella guerra in Siria. E purtroppo all'elenco degli errori già compiuti non si può non aggiungere quella di aver trasformato un giusto disimpegno dall'Afghanistan in una fuga disastrosa e umiliante per tutti noi. L'Afghanistan diventerà nuovamente il rifugio di Al-Qaeda o di tanti altri terroristi intenzionati a portare la devastazione nelle nostre città. I talebani ci rassicurano che non sarà così, ma i fatti dicono che il nuovo esecutivo di Kabul è in buona parte costituito da persone identificate come terroristi dall'ONU, compreso il primo ministro. E si tornerà a parlare di fragilità degli Stati Uniti e dell'Occidente come all'indomani dell'11 settembre, rafforzando chi fa propaganda sull'inevitabile sconfitta degli infedeli e il trionfo della jihad. Purtroppo il rischio che ciò avvenga è concreto e le troppo umane lacrime del presidente Biden, se possono essere state utili a creare empatia con il popolo americano, non ci hanno certo aiutato in questo senso, con conseguenze che sono imprevedibili in Medio Oriente e in tutto il mondo islamico, dando nuovo vigore ai movimenti integralisti che puntano, come teorizzato proprio da Al-Qaeda, ma anche dai fratelli musulmani, a rovesciare i governi reputati moderati e vicini all'Occidente per sostituirli con regimi integralisti. Ed è un pericolo al quale nessuno Stato musulmano è oggi al riparo, a prescindere dalla sua dimensione, a prescindere dalla sua forza militare. Si è chiuso il ventennio post-attentato dell'11 settembre, inizia la fase post-sconfitta in Afghanistan. A distanza di 20 anni, due grandi successi degli integralisti contro l'Occidente. È questa la severa realtà con la quale dobbiamo fare i conti e che ci impone scelte coraggiose. Da troppo tempo quelle scelte coraggiose sono state rinviate. La prima scelta coraggiosa è quella di equilibrare l'alleanza atlantica, cemento del mondo libero e democratico, facendo assumere finalmente all'Europa gli oneri e gli onori che spettano a chi ha una propria politica estera e una adeguata capacità difensiva e militare. Fare dell'Europa un soggetto geopolitico alleato, da pari a pari con gli Stati Uniti. Per come la vedo io, la storia non aspetterà l'ideologica utopia del superstato federale europeo.
Capacità difensiva e politica estera comuni sono immediatamente realizzabili solo con un modello di Europa confederale. Anche per questo da sempre sostenuto dai movimenti conservatori europei come quello che io rappresento e guido. Sempre in quest'ottica Fratelli d'Italia è stata forse l'unica forza politica italiana che ha sempre accettato l'onere elettorale di consenso di non sostenere la riduzione delle spese militari, perché la libertà ha un costo e gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere sempre meno disposti a pagare anche la nostra parte in ambito NATO e non solo. Autosufficienza difensiva europea che è anche presupposto necessario per scelte libere e autonome. La seconda scelta coraggiosa che siamo chiamati a compiere è quella che riguarda il rapporto con gli stati fondamentalisti e con il proselitismo islamista in Europa. I talibani afghani rivendicano di applicare la sharia sul proprio territorio. In nome di questi precetti vengono limitati i diritti delle minoranze religiose, negati i diritti delle donne, sono ammesse le spose bambine, l'omosessualità è considerata un reato, è prevista la pena di morte per chi abbandona l'Islam, sono ammesse le pene corporali e si tratta di una interpretazione della legge islamica, pur con le dovute differenze, non molto distante da quella che è presente in molti altri stati musulmani, con i quali invece l'Europa intrattiene rapporti di grande cordialità. Credo che tra la teoria di esportare la democrazia con la guerra e quella secondo cui ognuno in casa propria possa adottare le leggi che meglio gli aggradano, anche se necessario calpestando i diritti umani fondamentali, ci possa essere lo spazio per una visione intermedia, coerente con la nostra civiltà e con i nostri sacri principi di libertà e di democrazia, secondo la quale quantomeno non andrebbero favoriti accordi culturali, formativi e di amicizia con gli stati integralisti, schierandoci senza tentennamenti nelle conflittuali dinamiche che lacerano il mondo musulmano al fianco di chi riconosce nei diritti umani universalmente condivisi un minimo comune denominatore di qualsiasi dialogo. E con ancora maggiore determinazione gli stati europei dovrebbero contrastare il proselitismo islamista che finanzia proprio dagli stati integralisti si diffonde non solo nel mondo islamico ma anche nelle comunità musulmane di mezza Europa, creando quell'humus nel quale prospera il risentimento e che può dar vita al terrorismo. L'Occidente deve fare i conti con un nemico che teorizza e pianifica la sua distruzione. È un nemico che a distanza di 20 anni dagli attentati alle Torri Gemelle continuiamo a non voler citare. Il suo nome è integralismo islamista e io non voglio ometterlo, perché guardare negli occhi il pericolo che abbiamo davanti, chiamarlo con il suo nome, è un dovere nei confronti delle migliaia di innocenti che hanno perso la vita nell'attacco dell'11 settembre alla civiltà occidentale. Grazie all'onorevole Meloni per il suo contributo. Allora, adesso cederei sempre a distanza la parola a Renzi, poi il presidente Salvini che è qui e il presidente Tajani che concluderanno i nostri lavori. Signora Presidente del Senato, signor Presidente Casini, autorevoli colleghi e amici, mi spiace non essere con voi in Palazzo Giustiniani quest'oggi, ma l'occasione è comunque molto importante per poter fare da un lato i complimenti all'Interparlamentare, al suo Presidente, per aver scelto di dedicare un ricordo alla vicenda dell'11 settembre, un ricordo che sappia anche di futuro, e dall'altro per esprimere il sentimento di gratitudine quando un'istituzione pubblica, in questo caso il Senato, si fa carico di una riflessione politica con la P maiuscola, sta facendo un servizio al Paese, perché sta permettendo di fare una discussione non banale, non da quattro soldi, non mediocre, come talvolta il dibattito politico purtroppo ci costringe a fare. Bene, dunque l'idea di aver messo tutti insieme a discutere dell'11 settembre 20 anni dopo, partendo da questo assunto, siamo tutti americani. È la frase che abbiamo sentito questa mattina, ma è la frase che abbiamo sentito in quella mattina, che poi in Italia era un pomeriggio di 20 anni fa e nel corso delle drammatiche ore in cui ci rendevamo conto piano piano di che cosa realmente era accaduto nell'attacco all'America. Siamo tutti americani, lo eravamo, lo siamo, lo saremo. Colpendo le Torri Gemelle, i terroristi, gli attentatori, gli uomini di Osama Bin Laden hanno colpito al cuore l'idea di America, ma hanno colpito ciascuno di noi. Nel colpire quelle torri, nel colpire il Pentagono, nel tentare di colpire Washington e la Casa Bianca,
coloro i quali hanno pensato quell'attentato in realtà hanno messo ciascuno di noi in una condizione di paura. Del resto i terroristi vogliono questo, ti vogliono uccidere, ma se non riescono a uccidere vogliono farti vivere nel terrore. Ora, la discussione su questi 20 anni naturalmente è già stata fatta dai colleghi che mi hanno preceduto, è stata fatta ovviamente da autorevolissimi commentatori, è per me impossibile da riprendere anche soltanto per brevi capi, per brevi punti. Quello che posso fare, che voglio fare, è però domandarsi che cosa voglia dire essere americani oggi per domani. Se infatti tutti noi siamo stati americani nel momento in cui gli attentatori hanno menomato la città di New York e quindi la nostra identità, dopo quello che è accaduto in questi mesi e in questi anni viene da chiedersi come il nuovo mondo possa essere incentrato sull'America. Io sono molto franco con voi, io sono molto un sostenitore filo americano, come dire, dal profondo del mio io credo che senza gli americani noi saremmo oggi la terza generazione del Terzo Reich. Senza gli americani noi oggi saremmo non soltanto meno liberi ma meno noi stessi. Dunque la nostra amicizia con gli Stati Uniti d'America è la stella polare, la cartina di tornasole. Considero nell'esperienza del mio governo aver concluso l'elenco delle visite dell'allora presidente degli Stati Uniti Obama con l'ultimo state dinner come governo italiano, un simbolo di questa amicizia, un suggello di questa relazione. Contemporaneamente devo dire che l'idea dell'America First che Donald Trump ha portato in politica estera e che oggi anche Joe Biden pare seguire nel momento in cui abbandona l'Afghanistan, non tanto per l'idea stessa di abbandonare l'Afghanistan, ma per il fatto di averlo realizzato con queste modalità e con questa tempistica, beh, pare che anche Biden segua la dottrina dell'America First. Viene da domandarsi allora che tipo di spazi si aprono, perché se è vero che l'Afghanistan di domani probabilmente, c'è da augurarselo, avrà un controllo del mondo molto più attento rispetto a quello del 96-2001, se è vero che gli stessi nuovi player di successo dell'area, a cominciare dai cinesi e dai russi, avranno tutto l'interesse a circoscrivere l'eventuale potenzialità di una minaccia terroristica globale, è anche vero che ciò che è accaduto in Afghanistan ci pone delle domande. La prima, sul ruolo delle donne e della società civile in quel paese, naturalmente. La prima cosa che fanno i terroristi, valeva per i talebani del 2001, vale per i talebani del 2021, abolire la musica, bloccare lo sport per le donne. Voi direte, ma stanno picchiando i giornalisti, stanno uccidendo le donne, stanno segregando le persone. È già questo un fatto gravissimo, certo. Ma vi si aggiunge all'elemento della tragedia la visione culturale, si fa per dire, in cui l'uomo non è una parte di una comunità, ma è soggetto a delle regole folli che vogliono impedirgli di vivere la dimensione comunitaria. Il no alla musica, il no allo sport, il no all'educazione mista e naturalmente il no all'informazione libera vanno in questa direzione. E allora la questione diventa: ci sarà un effetto emulativo in Europa? E l'Europa, ove dovesse avere un attacco, forse, c'è da augurarselo, non costruito a tavolino come quello nato in Afghanistan 20 anni fa, ma forse frutto di un'attività emulativa. Dopo la vicenda del Daesh 2014-2015 è arrivato il Bataclan, Charlie Hebdo. Non sono nati questi attentati in Siria o in Iraq, sono nati nelle periferie di Parigi, sono nati nelle banlieue di Bruxelles, Molenbeek. Insomma, attenzione che il ricordo di 20 anni fa non sia semplicemente un ricordo di emozioni. Ciascuno di noi porta nel cuore le cose più incredibili che ha vissuto in quella stagione, ma sia soprattutto un momento, un campanello d'allarme per una riflessione. Pertanto io credo che raccontare, ridirci, ribadire che siamo tutti americani significhi ringraziare gli americani per quello che hanno fatto, significhi condannare con violenza ogni forma di terrorismo come quella a cui abbiamo assistito all'11 settembre, ma significa anche lavorare per un nuovo ordine mondiale che non può essere, a mio giudizio, quello dell'America First, perché l'America First è una visione che si ferma
sulla sponda degli oceani Pacifico e Atlantico. Non si allarga, non è il punto di riferimento per tutti. Questa visione di America First pone innanzitutto un tema all'Europa, perché una delle vittime collaterali delle vicende afghane di queste settimane e mesi è proprio l'Europa, la sua identità, il proprio ruolo. Io credo in un grande protagonismo della NATO e allo stesso modo debbo riconoscere che se la NATO fu chiamata a intervenire nel 2001 anche innovando rispetto alla missione fondamentale che era quella di combattere il comunismo, oggi, 20 anni dopo, possiamo dire che la NATO ha vinto la guerra in Afghanistan nel momento in cui è riuscita ad abbattere il regime filoterroristico e poi gli americani a colpire Osama Bin Laden, però contemporaneamente oggi la NATO è davvero in quelle condizioni di morte cerebrale di cui parlava Emmanuel Macron in un'intervista qualche mese fa, ben prima che scoppiassero le vicende attuali. Dunque, come vediamo, il ricordo dell'11 settembre non è semplicemente memoria di un dolore, la memoria che chi di noi ha visitato Ground Zero si rende conto essere profondamente incisa nella carne viva della società americana, e io vorrei dire, per le emozioni che ho provato anch'io con la mia famiglia, nella carne viva di ciascun cittadino del mondo. Questa memoria deve diventare futuro. Per farlo diventare futuro ben vengano iniziative come quelle promosse dal senatore Casini alla presenza della presidente Casellari. Perché? Perché ci invitano ad avere uno sguardo sul domani. Lo sguardo sul domani per me è uno sguardo che vede molte incognite e quindi tante affascinanti sfide. La Cina, che dovrà ripensare il proprio ruolo in quell'area, perché se nel breve periodo la Cina è sicuramente uscita vincitrice da ciò che è accaduto in Afghanistan, nel medio-lungo periodo anche per la Cina si porrà il tema di come addomesticare un certo territorio. Non basta One Belt, One Road, nella mia opinione. La Russia, che ha recuperato a sé molte delle ex repubbliche sovietiche, almeno in termini di polo attrattivo, ma che comunque deve pensare alla visione dei prossimi 30 anni. Il mondo arabo. Vedo grandi cambiamenti nel mondo sunnita, vedo per la prima volta tornare a dialogare in modo significativo il mondo sunnita. Il complicato rapporto con l'Iran, che aveva visto da un lato Obama e dall'altro Trump avere posizioni diametralmente opposte, e in questo scenario, dal quale vi risparmio le valutazioni su ciò che sta avvenendo in Africa, che pure sarebbe decisivo e cruciale, e nel sud-est asiatico, in questo scenario l'Europa come grande assente. Dunque, se la NATO è in una condizione di morte cerebrale e se l'America vuole essere America First, occorre l'esercito europeo. Se invece si vuole tornare a una visione atlantica dell'alleanza, allora il dibattito sull'11 settembre potrà aiutare a immaginare non solo l'emozione e la solidarietà e le condoglianze per il passato, ma anche una visione per il futuro. Per tutti questi motivi ci sarà da discutere e da lavorare. Grazie a chi ha voluto questo incontro. Grazie al Presidente Renzi, e adesso do la parola a Matteo Salvini, leader. Non riuscivo a capire. Se no uscivo e mi collegavo anch'io, salutandovi da remoto. Ti ringrazio che ci sei qui a presente. No, preferisco la vita vera e la presenza alla distanza. Grazie. Ringrazio Elisabetta, ringrazio tutti. Non voglio essere banale, come si usa in questi convegni mi ero preparato la relazione, però siccome nella relazione mi sono reso conto che i tre quarti di quello che avrei dovuto dire è già stato detto, non voglio perdere e farvi perdere tempo, quindi la relazione rimane in archivio sul telefonino. Provo ad aggiungere due o tre riflessioni positive, costruttive, originali. Innanzitutto, dall'Afghanistan reale, adesso, perché noi stiamo parlando di principi, di quello che sarà, in questo momento a Costituzione vigente c'è un governo legittimamente rappresentativo della popolazione afghana, che è in esilio ed è in piccola parte rappresentato nel nord Afghanistan, in Panjshir. Stanno finendo cibo e medicine. E quindi se la comunità internazionale, al di là dello strapparsi le vesti vedendo le immagini sul no alla musica e sulle donne col burka, avesse voglia e tempo di fare qualcosa, sono queste le ore in cui intervenire. Perché fine settembre, in occasione del G20, vedrà un deserto.
nel Panjshir. Quindi se c'è una volontà di intervenire e di non lasciare campo libero ai talebani, è nei prossimi giorni che la cosiddetta comunità internazionale lo deve fare. Altrimenti parleremo di quello che avrebbe potuto essere e non è. In questo momento nessun paese al mondo ha ancora riconosciuto l'autoproclamatosi tale governo talebano. Io sono stato, con le critiche di qualcuno personalmente, a colazione dall'ambasciatore cinese per chiedere di mio il fatto che non ci fosse nessun riconoscimento unilaterale e la comunità internazionale si muovesse insieme. Sono andato a colazione all'ambasciatore pakistano, ho chiesto che il G20 fosse allargato al Pakistan, perché il Pakistan è l'unica realtà che rischia di riconoscere unilateralmente questo governo, e quindi è chiaro che è un momento in cui occorre fare in fretta e coinvolgere, perché di parole sono pieni i giornali. Voi se interviene rapidamente, oppure è scritto quello che sarà nei prossimi 6 mesi, il problema non è solo e soltanto afghano e sarebbe drammatico, ma il problema è che il ritorno dei talebani a Kabul sta ridando fiato, ossigeno e violenza ad altri fanatismi, da Hezbollah, da Hamas, alla fratellanza musulmana. Quindi se si circoscrive si interviene bene. Basta leggersi le cronache del processo che è ricominciato ieri a Parigi per i fatti del Bataclan, 130 morti, con l'irriducibile terrorista, l'unico sopravvissuto, che ha inneggiato alla guerra santa, estesa e diffusa, richiamandosi a quanto sta succedendo in Afghanistan. Quindi quelle immagini, Pier Ferdinando, io ricordo, ero in redazione, facevo il giornalista ai tempi, e mi ricordo quell'ora, ero in redazione davanti al computer scrivendo un pezzo, e eravamo in 3 colleghi a Milano, pensavamo fosse fantascienza, fosse un reality, fosse qualcosa di strano. Capimmo dopo poco, ahimè, che non era fantascienza e stava accadendo, però dovrebbe insegnarci qualcosa. Alcune responsabilità sono nostre, perché più noi retrocediamo nel nome di un frainteso dialogo, più lasciamo spazio. Io ricordo il dibattito che feci da europarlamentare quando c'era in discussione la Convenzione europea, la Costituzione europea, il fatto che noi abbiamo scelto, con la mia opinione contraria, di negare le radici giudaico-cristiane del nostro continente. Non è stata una mossa intelligente che ha favorito il dialogo, tutt'altro. Se noi neghiamo chi siamo, ed è storia, ed è lì da vedere, non facciamo un favore a chi accogliamo, ma semmai diamo una dimostrazione di debolezza, per cui chiunque è legittimato a ritenersi protagonista di qualunque cosa, visto che siamo noi i primi a negare noi stessi. La politica comune di difesa, assolutamente sì. Penso che, ecco, dovrai farti carico di portare però in Parlamento la linea comune che si sente, perché bisogna battere il ferro finché è caldo, quindi politica comune europea di difesa, assolutamente sì. Noi stiamo lavorando anche per ricoinvolgere, rimotivare, ridare spirito di comunità e di sacrificio ai giovani, anche a un rinnovato servizio civile e servizio militare nel nostro paese. Pensate, se ci fosse un servizio civile e militare obbligatorio, quanti problemi in meno avremmo avuto anche in frangenti come quelli che stiamo vivendo. Però è una riflessione che va oltre. Occorre il dialogo. L'Italia ha un'occasione straordinaria in questo momento. Abbiamo un Presidente del Consiglio sulla cui autorevolezza nessuno può opinare, altri non hanno la stessa fortuna in questo momento, ci sono le elezioni in Germania il 26 settembre, dall'esito assolutamente aperto, ma potrebbe esserci per la prima volta l'estromissione dei cristiano-democratici dal governo, e quindi sarebbe un cambiamento epocale. Ci saranno le elezioni presidenziali in Francia nella prossima primavera, con un presidente che ci arriva molto debole. Sulla situazione negli Stati Uniti d'America, chi ha parlato prima di me ha espresso una condizione non particolarmente protagonista sullo scenario mondiale. La Cina è forte economicamente, demograficamente,
Nel 2050 la metà del PIL mondiale sarà diviso fra Cina e India, e la demografia è una scienza esatta, però è isolata in questo momento. Quindi l'Italia ha un ruolo da protagonista assoluto. Io temo l'unica cosa che un G20 a fine settembre o eventi internazionali a ottobre arriveranno tardi. Io capisco che occorrano tempi di preparazione, però è nelle prossime ore che si gioca la partita in Afghanistan, perché ci sono segnali di resistenza, di ribellione. I talebani ovviamente hanno il protagonismo mediatico, ma c'è 20 anni di presenza, di democrazia, di diritti, hanno aumentato il numero di bimbi che vanno a scuola, hanno aumentato la consapevolezza dei diritti, delle libertà, del diritto al lavoro, del diritto all'amore, del diritto alla vita. Noi rischiamo veramente di cancellare questi 20 anni. Ci sono sacche, non solo in Panjshir, ma in tante altre province, di resistenza, di ribellione, di orgoglio, di democrazia, a costo della nostra vita. Se però lasciamo passare un altro mese, tabula rasa. Quindi Pier Ferdinando, se vogliamo fare qualcosa, dobbiamo farlo in fretta, anche per interesse nostro. E chiudo, avere uno sguardo che va al di là, ovviamente il tema immigrazione in contesti come questi è l'ultima delle cose che mi preoccupano. Guardiamo però al continente africano, che in termini di demografia, io secondo i dati ONU, se non cambiamo il trend e sta alla politica, l'Italia nel 2050 rischia di arrivare a 40 milioni di abitanti, quindi un decremento storico. Nello stesso trentennio la Nigeria, che oggi ne conta 211 milioni, arriva a 400. Quindi nel 2050 l'Italia sarà un decimo, sarà una provincia nigeriana, demografia alla mano, con un'età media che lascio a voi immaginare. Quindi con movimenti di fanatismo, estremismo islamico in Africa, che si stanno espandendo a macchia d'olio, e mentre l'Unione Europea fatica, dato qualche milione di euro e qualche milione di dose di vaccini in continente africano, la Cina ha dato 1 miliardo di euro cada paese africano durante l'emergenza. È chiaro che, lascio a voi immaginare, a chi andrà la riconoscenza di quei governi e di quei popoli fra qualche anno, quando si tratterà di scegliere fra il modello della democrazia occidentale e un altro tipo di modello, perché la congiunzione fra estremismo e fanatismo islamico e regimi illiberali è il vero pericolo di questo secolo. Se vogliamo intervenire dobbiamo farlo in fretta, e occasioni come queste spero che non rimangano solo un momento di riflessione e di mea culpa, perché se il mea culpa non diventa un quello che possiamo fare, hic et nunc, rimane lettera morta. Ripeto, siamo in tempo per provare a cambiare la traiettoria che ci porta a rischiare parecchio, dipende da noi. L'Italia ha un'occasione straordinaria in questo momento per essere non un vagone, ma per essere la guida di questo processo di cambiamento. Se ciascuno di noi ci mette il suo, penso che faremo qualcosa di buono per i nostri figli. Grazie. Grazie a Matteo Salvini. Io, nel invitare Antonio Tajani a prendere la parola, devo dire che devo scusare il ministro Speranza, che doveva essere qui con noi questa mattina, ma che, sapete, il dicastero che presiede, per cui ha avuto un'emergenza molto più importante di essere qui, per cui lo volevo scusare. Antonio. Gentile Presidente, caro Pier Ferdinando, grazie per averci spinti tutti quanti a fare una riflessione, non soltanto una considerazione storica, perché la guerra che è stata scatenata contro l'Occidente a partire dall'11 settembre di 20 anni fa continua, ed è passata per i tanti attentati che sono stati compiuti in Europa in questi 20 anni. Abbiamo ricordato il Bataclan, abbiamo da ricordare anche l'attentato di Strasburgo, dove venne assassinato un giornalista italiano, Antonio Megalizzi. Hanno insanguinato l'Europa, cercando poi anche di cancellare, perché questa è un'altra parte della strategia,
Israele dalla carta geografica del Medio Oriente. Ricordiamo che Israele è l'unica democrazia che c'è compiuta in quella parte del territorio, come si è cercato di indebolire il governo in Giordania, come si è cercato di indebolire il governo in Marocco, che sono due paesi comunque che hanno sempre osteggiato il fondamentalismo islamico. Il fondamentalismo islamico ha un sogno di potere, anche economico, potere economico che poi magari può essere utilizzato anche da altri. Io vorrei aggiungere un'osservazione a quelle che sono state già fatte sulla importanza che riveste oggi l'Afghanistan. Ricordiamoci che la coltivazione di oppio in Afghanistan è frutto di introiti miliardari. Cui prodest? Ricordiamo che nel sottosuolo afghano ci sono, è una valutazione ovvio approssimativa, 3.000 miliardi di dollari di materie prime, ivi comprese le materie prime rare che servono oggi a costruire la strumentazione elettronica, anche la strumentazione di difesa. E sappiamo bene che le terre rare, tutte le materie prime rare, sono in questo momento sotto osservazione e in buona parte, in maggioranza, gestite dalla Repubblica Popolare Cinese, che batte anche il prezzo alla borsa delle materie prime a Londra delle materie prime rare. Quindi c'è anche un interesse economico che certamente non va nella direzione degli interessi né dell'Italia né dell'Europa. Quando noi parliamo di, e condivido la posizione espressa, credo, da tutti quanti i leader di partito che si sono alternati oggi, che serve una politica estera europea, serve una politica di difesa europea, ma guardiamo anche gli aspetti dell'industria della difesa europea, perché se vogliamo avere una politica di difesa europea dobbiamo avere anche un'industria europea. Questo è il primo passaggio per avere, al quale lavoriamo da anni, sono stato commissario europeo all'industria, ho lavorato per anni su questo tema. Ma i costi poi lievitano se non ci sono le materie prime per realizzare gli strumenti militari di difesa. E allora anche questo deve essere un tema di riflessione. Perché la Cina ha questo atteggiamento così benevolo nei confronti dei talebani? Certamente anche loro hanno problemi con il fondamentalismo islamico, perseguitano anche la minoranza uigura, che è una minoranza musulmana, però il loro interesse è quello di potenziare la loro forza economica e commerciale. Le materie prime sappiamo che sono parte fondamentale di questo strumento. Ecco, in questo scenario globale noi dobbiamo avere ben chiaro qual è il nostro interesse politico, il nostro interesse economico, e poi dirò due parole sui valori che noi dobbiamo difendere nel mondo, che è altra cosa dal voler imporre un modello di democrazia occidentale agli altri. Gli interessi politici sono quelli di non essere circondati da potenze ostili. Ecco perché già dovremmo, come Europa, perché non esiste una politica estera nazionale se non c'è una politica estera europea, dobbiamo fare un salto di qualità. 60 milioni, che naturalmente diminuiranno nei prossimi decenni, non possono proteggersi nel confronto con chi ha 1,5 miliardi di abitanti. Quindi l'Europa da insieme si può difendere meglio. Io credo in una visione federalista, lo ha ribadito Berlusconi anche recentemente in un saggio, questa è la posizione che abbiamo sempre avuto, con una politica estera che deve farci contare di più, non può essere alternativa a quella degli Stati Uniti, ma deve essere comunque in un livello di parità la politica di questa faccia dell'Occidente, che non può fare a meno dell'altra faccia dell'Occidente. Anzi, l'Europa
aumentando forse le proprie spese militari, avrebbe più credibilità all'interno dell'Alleanza Atlantica. E sono anche convinto che bisognerebbe in questa fase sempre più delicata avvicinare la Russia all'Occidente piuttosto che allontanarla e spingerla nelle braccia di un accordo con la Repubblica Popolare Cinese. Sono interessi politici, economici, ma anche valoriali. Ricordiamo che le radici russe sono radici cristiane, non è una questione di bigottismo, è una questione di concezione della vita, di concezione della società. E quando parliamo di radici cristiane dell'Europa, ricordiamo anche che il cristianesimo è l'unica religione universale. Ecco perché dico, al di là della pratica religiosa o del credo religioso di ciascuno di noi, quel modello nel quale noi siamo cresciuti, siamo nati, da quelle radici, quella religione universale deve poter attecchire attraverso le sue radici in altre parti del mondo. Quindi non si tratta di imporre la democrazia occidentale agli altri, però difendere alcuni valori, primo fra tutti, la libertà e la centralità della persona. Centralità della persona significa anche che un poliziotto francese musulmano non deve essere assassinato in nome dell'Islam gridando Allah Akbar, perché un terrorista lo uccide perché lo considera un traditore, perché non combatte con l'ISIS o con Al-Qaeda. Era un musulmano praticante che però si era integrato, non aveva rinnegato la propria religione. Allora, vedete, i valori devono essere difesi ovunque. Il ruolo dell'Europa deve essere anche quello di tutrice del ruolo della dignità della persona. Ma noi difendiamo le donne afghane o il diritto di chi non vuole sottomettersi al potere dei talebani soltanto perché siamo contro i talebani? Siamo contro i talebani perché noi crediamo che ogni persona abbia una propria dignità e debba essere quella persona tutelata e difesa. E lo abbiamo fatto per i curdi dopo la guerra in Iraq. Lo ricordava oggi in un'intervista il sottosegretario alla difesa Mulet. Forse bisognerebbe fare qualche cosa anche per difendere i diritti di chi si oppone ai talebani. Non vorremmo piangere migliaia di morti e poi dire qualche preghiera dicendo riposo in pace. Forse bisogna salvarli oggi. Perché abbiamo chiesto fin dall'inizio non una generica riunione del G20? Abbiamo chiesto al presidente Draghi, che ne ha l'autorevolezza, di dar vita attraverso il G20 ad una vera conferenza di pace, proprio per tutelare, pace significa tutelare anche chi non la pensa come i talebani. E con questo governo illegittimo bisogna confrontarsi con fermezza per salvare quelle persone, ma mai dialogare, mai riconoscere uno Stato che ha al proprio vertice un governo dove il primo ministro e alcuni ministri sono terroristi riconosciuti da tutti, perché questo significherebbe capitolare ancora una volta dopo la capitolazione dell'Occidente in Afghanistan, capitolare politicamente dopo aver capitolato militarmente. Questo non significa che non ci si debba confrontare, perché il dialogo è una cosa, il confronto è un'altra. Bisogna obbligare i talebani a impedire la morte di chi si oppone, a impedire che le sacche di resistenza vengano distrutte. Ecco la conferenza di pace, che non è soltanto una riunione del G20 dove ognuno dice quello che pensa. Però bisogna farla in fretta. Quelle persone che muoiono lanciano grida di dolore. Non possiamo soltanto piangere, dobbiamo agire. Io mi auguro che l'Italia
e il Parlamento italiano, lo dico, e anche il Parlamento europeo, lo dico anche in qualità di ex presidente del Parlamento europeo, trovi una posizione politica e possa diventare protagonista. Lo dico al presidente Casellati. Prendiamo delle iniziative forti che vadano nella direzione, certo, della politica di difesa comune, della politica estera comune, ma in tempi rapidi per spingere il G20, magari allargato anche al Pakistan. Condivido la proposta di Matteo Salvini. In tempi rapidi e che sia una vera conferenza di pace. Perché poi la partita è molto più ampia. Dicevo, gli interessi cinesi, non voglio fare polemica con la Cina, ma in realtà gli interessi cinesi che ci sono in Afghanistan sono gli stessi che ci sono a Cuba, gli stessi che ci sono in Venezuela. Però la strategia è sempre la stessa, sempre dalla parte di chi conculca la libertà, di chi impedisce il dissenso, di chi cancella la dignità della persona. Questo non significa non dialogare o nei confronti del mondo arabo disprezzare o fare delle guerre di religione, assolutamente no. Ci sono paesi a religione musulmana che, penso al Bahrain, dove si fanno costruire delle chiese, la reciprocità, il principio di reciprocità. Se c'è una moschea a Roma è giusto che ci siano chiese in paesi dove la maggioranza è musulmana. Come era in passato. In Marocco e in Tunisia convivevano cristiani e ebrei con la maggioranza musulmana. Hanno convissuto per decenni. Perché non ritornare a quel modello di convivenza? Questo però deve essere frutto di un lavoro politico costante, non soltanto quando c'è l'attentato. E anche l'Italia e l'Europa devono battersi per dei valori, perché senza valori non si combatte nessuna battaglia. Ci sono, l'ho detto, interessi economici importanti, ma se noi non abbiamo il coraggio di difendere le nostre idee, i nostri valori, la nostra azione politica sarà sempre debole, perché sarà soltanto una cosa formale, una condanna formale di quello che è successo, oppure vogliamo che non si ripetano più le tragedie che sono accadute. Quindi un impegno di tutti quanti noi, di tutte le forze politiche, perché poi alla fine su alcune grandi questioni c'è o dovrebbe esserci unità. Poi ci dividiamo su tante altre cose, sulla politica economica, su altre scelte, certamente. Ma sulla difesa della centralità della persona, sulla difesa della libertà nel mondo, non possiamo tacere o rimanere ignavi, rimanere fermi. Perché poi abbiamo citato e ricordato, io che sono cresciuto in caserma, non posso non comprendere il sacrificio dei tanti militari italiani caduti in Afghanistan e non solo in Afghanistan. Portavano la pace anche i caduti di Kindu in Congo, coloro i caduti in Bosnia, e tanti italiani caduti in missioni di pace. Ma il loro sacrificio sarebbe vano insieme a quello dei tanti feriti, dei tanti anche volontari, dei tanti medici, se non ci fosse un'azione politica forte. Perché cosa diremmo a quelle famiglie? Abbiamo sacrificato i vostri figli per fare cosa? E adesso come rendiamo onore al loro sacrificio? Ecco perché serve veramente un colpo di reni da parte del nostro Paese. Lo chiedo, e credo che tutti quanti la pensino in questa maniera, al Presidente del Consiglio Draghi, che ha l'autorevolezza, per chiedere una conferenza di pace in tempi rapidi, per mettere anche nelle condizioni di poter continuare a vivere a tutti quegli afghani che guardano a noi con speranza e con fiducia, che chiedono a noi di salvare la loro vita e la loro dignità di persone. Non possiamo tirarci indietro. Grazie.
Grazie, grazie al Presidente Tajani. Evidentemente non ci sono conclusioni, perché non ci possono essere conclusioni, è una riflessione che è aperta, 20 anni dell'11 settembre, questo era un momento di riflessione, di meditazione, non nel senso retorico e celebrativo. È chiaro che guardiamo avanti, bisogna fare le cose, ad esempio la politica di difesa comune senza una politica estera non avrebbe senso, l'esportazione di democrazia è una cosa, ma l'universalità di certi valori è un'altra. Sono riflessioni da cui, a mio parere, oggi traiamo spunto per un'azione che deve essere concreta. Grazie a chi è intervenuto, grazie soprattutto al Presidente del Senato e al Vicepresidente della Camera, che rappresentano qui la coralità del Parlamento, che certamente non può essere solo uno spettatore, ma deve dare il suo contributo in prima persona. Grazie mille.